alle 3:32. La furia della terra ci snida dai letti, ostile e furibonda. Il letto si muove ed io non riesco ad alzarmi. È buio. Stefano mi viene vicino. Ci muoviamo. Appare Vinci. Si muove in casa a scatti, mentre il boato ci avvolge e ci scuote. Terremoto devastante. Nel sonno, nell'abbandono fiducioso del riposo notturno, migliaia di vite spinte fuori dall'intimità fatta di pudore e calore dei letti. Usciamo e vedo donne in pigiama con bambine in braccio, anziane con le coperte di lana sopra le spalle, e ovunque fumo, odore di gas, polvere e sirene, allarmi. Baghdad. Ma non è la guerra stavolta. La ricerca degli amici in città. Quali case stanno in piedi? Quali sono crollate? E gli alunni, i colleghi, i bidelli? Senti con questa gente un legame che non avresti mai sospettato e che è nato dal pericolo corso insieme, dall'aver combattuto la stessa guerra, dall'essere stati bombardati e attaccati insieme. Spariscono le diversità sociali, culturali, ideologiche, generazionali. C'è un'emozione comune, quasi bella, comunque commovente. Ho chiuso la porta a chiave. Per le scale non c'era anima viva. Tutti erano già scappati. Qualcuno lasciando la porta aperta. Abbiamo attraversato il cortile e raggiunta la strada dove stava parcheggiata l'automobile. Non una voce. Tutto deserto. Tutti già via. Ci siamo messi in automobile e ci siamo avviati verso il piazzale tra la fontana luminosa e il castello, luogo aperto per eccellenza. Chi scava? Chi parla? Chi parte e va via? Chi si guarda intorno? E non ci crede? E non ci crede. Chi si è salvato per miracolo? Chi non voleva uscire da sotto al letto? Chi è morto nel letto? Chi è uscito dal terzo piano? Chi si è buttato dalla finestra? Chi non si è accorto di nulla? Chi ha continuato a dormire? Chi è morto d'infarto? Come i gatti? Chi ha chiamato la mamma? Da sotto le macerie? Chi è partita alle 3 da Foggia per tirarne fuori la figlia dalle macerie? Chi ha trovato il figlio morto? Chi ha la mamma in ospedale? E l'ospedale è crollato. Chi ha un camion che vende panini e porchetta e bibite alle 4 di notte a gente in pigiama con le coperte sulle spalle come alla fine di un capodanno orgiastico o in attesa di un'eclissi di sole o del passaggio di una cometa o di un concerto dei Pink Floyd. Le strade erano piene di detriti, pietre grosse, tegole. Alla prima curva di via 20 Settembre ho visto un edificio appiattito, la mensa degli universitari, sorta in un luogo che una volta aveva chiamato casa degli spiriti. Tuttavia non ci siamo resi conto dell'entità del disastro. Al piazzale c'erano già molte macchine parcheggiate e gente che si aggirava attorno con addosso coperte e altri indumenti di fortuna. Molte vecchie in pigiama e pantofole e tutti si scaldavano davanti all'unico posto di riscoro, un barretto ambulante che faceva caffè a getto continuo e vendeva quel poco che gli era rimasto, qualche biscotto e alcuni panini. Il suono agghiacciante, come la voce possente della terra che si gira su se stessa e nel sonno, e borbotta. E tu, coi mille e mille tuoi simili, non sei niente. Sei la pulce sulla schiena dell'elefante, la formica sotto il piede del passante, sei un essere umano su una faglia di terra flottante la cui voce imponente non è rivolta a te. Borbotta tra sé, la terra. A te non dice niente. Tu non conti,
Non vali, sei un grumo di sangue e paura e stupore. Sei un essere umano al suo grado migliore, al grado essenziale, al decimo della Mercalli, al sesto di quell'altra scala. E sirene, allarmi, Baghdad. Ma non è la guerra stavolta. È qualcosa di diverso. È il moto della terra, sordo e indifferente alle nostre esistenze. È la terra che ci ricorda quanto siano piccole e insignificanti le nostre vite, quanto siano fragili e pietose le nostre case, a cui affidiamo le nostre sicurezze. Sicura in casa, sbalzata fuori. Forse nella vita capitano solo le cose che la nostra forza ci consente di affrontare. Il futuro non esiste. Siamo vivi e dobbiamo dire grazie. Dobbiamo aspettare. Arrivano raffiche di telefonate. Il cuore dei miei amici letterati batte a mille. Mi hanno cercata anche tramite chi l'ha visto. Il mio cellulare, abbandonato tra gli oggetti caduti, suonava vuoto, facendo temere il peggio. Le 3:32 sono state lo spartiacque fra le vite avute fino a quel momento e le vite nuove, vuote e spaventose, che ci siamo trovate di fronte al risveglio. In un mondo che ha tremato ed è crollato. Polvere e sabbia nella gola. Con cosa riempiremo queste vite? Un'altra vita non richiesta, fatta all'improvviso di altre parole, di nuovi codici, di bisogni inaspettati ed umilianti, fatta di domande impensabili fino alle 3:31. La tua casa è in piedi. Mi dai un po' di carta igienica? Siete vivi? Feriti? Prende forma già un'altra vita. Sì, lo sento. All'alba arrivano i carabinieri, i pompieri, poi un po' alla volta le autoambulanze. La macchina degli interventi si avvia, lenta e professionalmente indifferente. Ti si muove intorno, ognuno ha il suo compito. Sembrano così consapevoli di quello che fanno, che ti viene voglia di chiedere se dopo questa esercitazione rimetteranno a posto tutto come prima, se domani mattina ritornerai al bar della piazza e incontrerai Scampi che fa colazione e già fuma e i bidelli ti sorrideranno e i ragazzini torneranno a scuola. A scuola? A fare che? Che cos'altro possono imparare di più essenziale, utile e vero di quello che hanno imparato stanotte? Quante ginestre e dialoghi di Leopardi, quanto Schopenhauer dovrebbero leggere e studiare per arrivare a sapere quello che stanotte sanno così, come niente, senza il minimo sforzo, passivamente. C'è tutto. La forza indifferente della natura, la presunzione dell'uomo e la sua nullità, l'oscura distribuzione dei destini, l'egoismo di chi vive con i suoi affetti, la rassegnazione di chi sopravvive ai suoi cari, l'angoscia e la pena per quello che è perso, la bella salute, la forza dell'ego che vuole vivere, la folle scommessa della compassione, dell'aiuto, del sacrificio. C'è tutto. Potremmo tornare in classe e commentare questo testo che la natura ha scritto soltanto per noi, commentarlo all'infinito e non venirne mai a capo. Sarebbe la prima lezione sensata in 20 anni che insegno.